Adesso è il mio turno per guidarvi nel giardino della geometria. Mi chiamo Escher e sono un artista olandese del XX secolo. La geometria mi ha sempre ispirato e sono diventato un maestro nel disegnare incredibili pavimentazioni. Ecco il mio autoritratto, visto in uno specchio sferico. Una delle mie litografie più celebri rappresenta dei rettili disegnati su un piano, che riescono a scappare dal loro foglio di carta. Dall'alto di vari oggetti, contemplano la loro condizione di animali piatti. Per prepararci alla quarta dimensione, ci ispireremo a questa litografia e ad un piccolo libro pubblicato alla fine del XIX secolo da un pastore inglese, Edwin Abbott, che si intitola Flatland, il paese piatto. Tenteremo di spiegare a degli esseri piatti, vale a dire che vivono su un piano, l'esistenza della terza dimensione che ci è tanto familiare. Immaginiamo che una di queste lucertole riesca a fuggire e salga su un promontorio per osservare il suo mondo. Come potrebbe spiegare ai suoi compari l'esistenza di oggetti tridimensionali? Una prima idea consiste nel far passare attraverso il mondo piatto degli oggetti tridimensionali. Ecco per esempio un tetraedro, con le sue quattro facce, che attraversa il piano delle lucertole. Gli animali piatti vedono apparire all'improvviso un triangolo verde, che poi rimpicciolisce progressivamente. Non vedono che questo, perché i loro sensi non permettono loro di avere coscienza di che cosa ci sia all'esterno del piano. Ogni volta che questi rettili vedono questi poligoni verdi, che appaiono, si deformano e poi spariscono, possono immaginare la forma di ciò che attraversa il piano. Per comprendere meglio come non sia sempre semplice determinare la forma di un oggetto geometrico osservandone le sezioni lungo dei piani, cercate di indovinare che cosa sta attraversando il piano. Un tetraedro. E adesso? È un cubo. Certo, bisogna tenere conto del fatto che questi rettili piatti non hanno la stessa visione che noi. Vedono i poligoni verdi solo attraverso le loro sezioni e devono sviluppare una visione in profondità per poterne apprezzare la forma. Ed ora? Un ottaedro con le sue otto facce. E un icosaedro solido a 20 facce. Ed infine, il dodecaedro, con le sue 12 facce, i suoi 20 vertici e i suoi 30 spigoli. Ora vedremo le sezioni, solo le sezioni, e voi dovrete indovinare di che poliedro si tratta.
Era un tetraedro. Era un cubo. Diventa complicato, non vi pare? Come potete vedere, gli esseri della dimensione 2 devono sviluppare una buona intuizione se vogliono comprendere qualche cosa della terza dimensione, che a noi appare invece talmente naturale. Noi avremo delle simili difficoltà per comprendere la quarta dimensione. Ecco adesso un secondo metodo per spiegare agli esseri piatti che cosa sono i poliedri. Si comincia gonfiando il poliedro per fare in modo che gli spigoli e i vertici siano su una sfera. Adesso possiamo fare una proiezione stereografica sul piano delle lucertole, affinché i nostri amici della dimensione 2 siano in grado di osservare lo spettacolo. Noi possiamo far ruotare la sfera, e quindi il tetraedro, come abbiamo già fatto nel caso della Terra. Osserviamo il cubo e approfittiamone per contare i suoi vertici, i suoi spigoli e le sue facce. Adesso è il turno dell'ottaedro. Si vedono bene le 8 facce colorate. Notate come le proiezioni degli spigoli siano degli archi di cerchio. Ora ecco l'icosaedro. La struttura è più complicata, ma resta comprensibile anche per i nostri rettili. Si vedono 20 facce, 12 vertici e 30 spigoli. Riuscite a contarli? Terminiamo con il dodecaedro, un gioiellino della geometria. E adesso qualche esercizio.
Piazziamoci in dimensione 2 e cerchiamo di riconoscere i poliedri a partire dalle loro proiezioni stereografiche. Facile, non è vero? Si vedono 4 facce, 6 spigoli, 4 vertici. È un tetraedro. E questo? 6 facce, ognuna con 4 lati. L'abbiamo riconosciuto, è un cubo. Adesso diventa più complicato. Le facce sono dei triangoli. Da ogni vertice partono 5 spigoli. Ci sono molte facce. Forse 20? È un icosaedro. Complimenti. Osserviamo il dodecaedro. Ogni faccia è un pentagono. Si contano 12 facce e da ogni vertice partono 3 spigoli. Questi 5 solidi affascinano da sempre i geometri. I filosofi greci attribuivano loro un significato mistico, collegandoli agli elementi fondamentali che per loro costituivano il mondo. D'altro canto, sono proprio conosciuti con il nome di solidi di Platone. Allora, penso che siamo d'accordo. Non è facile farsi un'idea della terza dimensione quando si è piatti. Molti metodi sono possibili e la proiezione stereografica è veramente utile per vedere qualcosa. Ora bisogna prepararsi alla quarta dimensione. Dobbiamo dare prova di una buona dose di immaginazione.